tinte acquerellabili unisce il disegno alla pittura e prevede l'utilizzo di tre strumenti: il supporto, ovvero la carta, la matita e il pennello. Per quanto riguarda la carta, è particolarmente indicata acquarelli di Canson. Rembrandt Aquarelle sono matite colorate. La gamma comprende 72 tinte molto concentrate e perfettamente solubili. Il tratto è pieno, morbido e pastoso e i colori sono perfettamente miscelabili. Sono sempre reversibili e permettono sfumature molto delicate. Il pennello che sto utilizzando è il pennello Velvet Touch di Princeton. A contatto con l'acqua il pigmento sfuma. Volendo realizzare un disegno a tutti gli effetti, ad esempio un volto con le matite acquerellabili, inizio con il delineo, tratteggiando, miscelando i colori e con il pennello sfumo e diluisco il tratto. Quindi la tecnica della matita acquerellabile unisce, direi, l'irregolarità dell'acquerello alla precisione invece del tratto grafico.